Salgono a 160 i tamponi positivi al test del coronavirus in regione. Siamo entrati nella fase più critica, ha detto il governatore Donato Toma. In aumento anche i decessi oggi, l'undicesimo, sono 31 i pazienti ricoverati attualmente all'ospedale Cardarelli del capoluogo. Ma andiamo a vedere i dettagli. Salgono i contagi da coronavirus in Molise, siamo a quota 160, in aumento anche i morti, con oggi siamo ad 11 decessi, l'ultimo avvenuto nella mattinata, si tratta di un anziano di Campobasso. Nuovo positivo invece nella notte, un medico operante all'interno del pronto soccorso di Isernia. Su 1.222 tamponi processati, 1.062 sono quelli risultati negativi, sono 139 quelli risultati positivi all'interno della provincia di Campobasso, 12 in quella di Isernia, 9 provenienti da altre regioni. I ricoverati all'interno dell'ospedale Cardarelli di Contrada Tappino attualmente sono 31, di questi 23 all'interno del reparto di malattie infettive, 6 all'interno del reparto di terapia intensiva e 2 in terapia subintensiva. Sono 110 pazienti in isolamento domiciliare perché asintomatici, sempre 3 quelli dichiarati guariti, in attesa ai risultati di altri tamponi nelle prossime ore ad un paziente dimesso.